Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto veramente il tour de force con um, il carisma Grazie al giorno della, della, della nuova abilità siamo riusciti, come dire, a massimizzare il carisma. Che per quanto concerne la carriera, io ho anche completato manifesta nei quartieri alti. Ehm, è, voglio dire, un'ottima cosa perché la nostra ha ottenuto anche una promozione come militante della giustizia sociale. E quindi sì, abbiamo fatto questo passo avanti. Ora Milton sta riposando, lei sta al lavoro e la nostra si sta preparando per uscire. una lettiera, cellera, lettiera, tesoro. Um, vuole controllare i progressi della causa? Oh, Violet è tornata. Quindi vieni qua, tesoro. Eh, paga le bollette prima di tutto. va che qua, mamma mia, ragazzi, che tramba. Carriera politica controlla i progressi della causa. Violet tesoro. Eh, vieni qua, guarda. Mm, guarda un canale. Guarda i classici della TV. Usa interazioni buffe con Nedry, ok va bene tesoro dopo. Eh, la notizia ragazzi brutta c'è. Perché. Ciao Milton, chiamo per farti sapere che Alice Wonderland è deceduta. Pensavo volessi saperlo. Quindi Alice è andata ragazzi. Una delle pretendenti di Milton. Che tristezza, eccola. Che tristezza. Eh, purtroppo, ragazzi, se Milton è anziano, eh, capite bene. Lei era più grande rispetto alle altre pretendenti. Quindi, Tesoro controlla i progressi della causa? Assolutamente sì. Iniziare un raduno del club. Mm, diciamo che per il momento questo club, ragazzi, se ne va perché Tedra uh, ha raccolto Zero Simone. Ne ha due sim sostenitori registrati. Wow, complimenti, due che saranno i tu la, la tua famiglia. Oh, usa interazioni buffe con Violet, perfetto, vieni qui tesoro. E usa delle interazioni, ecco, fammi raccontare un aneddoto divertente a tua madre. Che è sfatta, eh. Mamma, sei tornata, allora guarda, ho proprio una cosa buffa da dirti. Sei pronta? E lei? <ride> certo tesoro, dimmi tutto. Sono sicura che sarà una cosa forte Hai preso l'umorismo di tua madre Bene, mi fa tanto piacere uh, Cos'è sta cosa forte? Vai Come sta andando il tuo lavoro, eh? Ho letto un articolo sul giornale che parlava di te Certo non stai prendendo tempo a bere cappuccini, eh? No tesoro, fa di peggio Eh mamma, il mio lavoro è una guerra Ma riesco ad ottenere un discreto successo, guarda Capisci? Quell'articolo parlava bene di me. Sai, non sono un orso e sono disposta a fare di tutto per il mio lavoro, eh. Sapessi. Tutte cose legali, ovviamente, eh. Non preoccuparti, non è che devo qualcuno chiamerà la polizia o farò mai il botto. Stai tranquilla, capito? Brava, tesoro, la mamma è fiera, eh. Insomma, fino a una certa. Quindi... A questo punto... Notate, ragazzi. Che di base comunque c'è una somiglianza anche con la madre, ma è il padre. Cioè lei è il padre. Ma come tutti i figli di Milton, eh. Tutti i figli di Milton hanno ripreso il viso più allungato di Milton. Tutti hanno ripreso da lui. Quindi direi che in questo episodio. Volevo concentrarmi ancora sulla sua aspirazione. Perché dobbiamo baciare i 10 sim e l'abbiamo fatto 2 su 10. Stringere forti relazioni romantiche contro il sì, ma allo stesso tempo. Direi che... Noi abbiamo, scusate, eh, buonanotte, per quanto concerne le relazioni romantiche, abbiamo sia con Derrick che con Andrea due relazioni romantiche belle, no, sostanziose. Con Orione l'abbiamo persa, ragazzi, ma risulta ancora essere il fidanzato, quindi probabilmente dovremmo aumentare questa, però probabilmente per ora è più facile lavorare con questa qui, con Akim. Quindi direi che a questo punto la nostra potrebbe, sì, creare un nuovo um, club. Oh, eccolo arrivato! Quindi, tesoro, sono sicura che non vuoi vedere quello che combina tua figlia. Quindi vai. Ma che è sto schifo? Mamma mia, ragazzi! E poi vai a dormire anche perché qua eh, dovresti lavorare sulla preparazione del cibo. Ma tanto vai al lavoro fra quattro giorni c'è tempo. Quindi buonanotte, è stato bello. Ciao, ciao, ciao. Nel frattempo è arrivata Kim, ragazzi. Che, che cosa fa subito si piazza davanti al computer. Ma ti è cambiato il colore del pizzetto, caro, ma non, è, non avevi Scusate ragazzi, perché voglio dire, io mi ricordo No, mm, boh, me lo ricordavo con nero con uh, sopracciglia e pizzetto. Vabbè. Uh, vieni qua a flirtare con lui. Mamma, no, no, guarda, devo andare perché um... C'è un cliente. Detto così pare brutto. No, ma no, ma un sostenitore della causa. Sì, vabbè, come no? E quindi l'obiettivo adesso è cercare di eh, aumentare la relazione romantica in modo tale che, ehm, da completare, ecco questo primo mh, piccolo step, ragazzi. Poi andremo in giro per sbaciucchiarci gli altri sim. E soprattutto andremo ad incontrare. Un, un altro simmino creato da voi quindi direi di iniziare a lavorare a sviluppare ecco, la relazione romantica con Hakim. Prima, però, ragazzi, di proseguire con um, lo sviluppo della relazione romantica, ho visto che abbiamo 3.275 punti quindi direi che potremmo. Uh, acquistare anche allettante Perché no Allettante dice sì ma allettanti possono rendere Chiunque di umore flirtante con una semplice occhiata E male Non fa giusto Allora caro Vedo che mi hai raggiunta eh, No tesoro figurati se questo non viene qua Bacialo perché qua bisogna assolutamente No Eccolo qua flirtante ragazzi Mazza pure lei vestito proprio Tutti al buio si vestono questi eh ragazzi Mamma mia allora <ride> Vedi però Mi scoccia a venire qui quando piove Capisci perché ho paura di rovinare Le mie bellissime scarpe not Notare che look Ti è Mamma mia tesoro Vabbè lasciamo stare uh, ho, ho paura di rovinare il mio bellissimo look Capisci le mie scarpe Scusate ragazzi ma ho ancora un po' di <ride> Mal di gola Le mie scarpe non possono rovinarsi Oh, ma su, dai, te le ricompro le scarpe. Beh, effettivamente, fai un sorriso, tesoro. E lui, uh, va bene, ma più che comprarmi le scarpe, che ne dici? Potremmo fare un viaggetto? Eh? Non sarà una guerra se ti prendi? Non scoprirà certo una guerra se ti prendi, no? Un periodo di vacanze dal tuo lavoro? Puoi controllare tutto con lo smartphone, giusto? Eh? Dai, non ti darmi il bidone. Una, un bel viaggio io e te. Ma certo, tesoro, due cuori e una capanna. Eh, Perché, guarda, conciato com'è giusto dentro una capanna, può vivere questo qua. Ehm, allora, potreste sedervi insieme qua, visto che la nostra vuole amoreggiare. Ah, notare, ragazzi. Perché l'avrete magari notato, ma io ovviamente. È cresciuta la piccola Strawberry. Allora, fermo. Fermo, caro, siediti. Beh, immagino... Vuoi fare un viaggetto, però non trasferirti altrove, giusto? Magari in un posto esotico per prendere il sole. Va bene, bisogna anche rigenerarsi ogni tanto, eh? Certo, tesoro, come no? Quindi accoccolati con il tizio qua. Perché bisogna, amore genre. Forza. Ci sta pensando? Forza, su. Sì, vabbè, non mi piacete per niente, eh? però. Dettagli, insomma. Vedi, io sono una persona molto, molto passionale, quindi. Come dire, io aiuto te che tu aiuti me. Bello, so, ma. Siamo sicuri che se ti aiuto con la tua causa tu non mi. Come dire, fa, non mi tirerai una lamata, vero? E lei, mamma no, figurati, caro. Eh? Eccola qua, stringi forti relazioni romantiche. Quindi, evviva, evviva. Oh, stringiamo anche lui. E soprattutto, ragazzi, è fondamentale. Direi: Dov'è, dov'è, dov'è? Sono io andate, e andiamo un appuntamento. Vi prego, non iniziamo con 800 telefonate perché no. Non vogliamo un appuntamento. Allora, fermi. Dovremmo In Incantalo tesoro. Tanto questo è già bello che è incantato. Mamma mia, ti è. Che tocco, ragazzi. No, uh... fai una posa sexy. Spegni sto coso. Santa pera, che beri ha paura. Sussurra smancerie, poi dovresti stringerlo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ah no, tieni la mano, dai. Sì, vabbè. Uh... Provo che è in modo flirtante. Vediamo un po'. Vai, fichi fichi, vabbè, nella vasca del massaggio, ragazzi, ok? Sì, guardalo nel profondo degli occhi, guarda. Distogli l'attenzione da quel pizzetto strano, allora dunque fermi tutti. Dov'è, dov'è, dov'è? Mm. Manda un bacio, vai. E poi racconta una barzelletta spinta. Beh certo, è il caso di raccontare barzellette qua. Bacio appassionato. Sussurra parole dolci. Eh ragazzi, sì, Daydre proprio per la causa farebbe qualunque cosa. Vai, vai tesoro, vai. Ole, oh, che tocco di classe. Perché così perdete, ragazzi, cioè... Uh, di giorno, politica... Oh, chiedi di diventare il fidanzato... Di notte... Alla ricerca uh, di sostenitori per la causa... Oh, è diventato pure il fidanzato, ma cosa vuoi di più, tesoro? Del resto nessun sim deve essere abbandonato, quindi ok, io investirò dal punto di vista economico e monetario uh, nella tua causa... Spero non sarà... dovrebbe essere facile come bere un cappuccino... Giusto? E poi tu sei bella come una statua. Sono convinto, tesoro, che riuscirai a... Come dire... Avere ben presto altri sostenitori dalla tua parte, oh, tesoro. Grazie, sì, sicuramente riuscirà. Non sarà certo una monnezzata. Bene, mi fa molto piacere. Quindi abbracciala affettuosamente. Caro, non penso ti piacerebbe scoprire il modo in cui lei riesce ad avere i sostenitori. Però vabbè, dettagli, no? Non è che uno deve sapere tutto, secondo Deidre, eh, ovviamente, ragazzi. Oh, siamo. Che bello! È stato tutto molto bello. Sì, eh, tienici la mano, fai fichi fichi. Dopodiché sbologna da casa nostra, perché direi che è arrivato il momento. Prima che si svegli tuo padre, cara, fai fichi fichi con Akim. Vai, vai, Milton ignaro di tutto, Milton. Hai creato tu il mostro qua. Buongiorno Milton, è eh, molto triste ragazzi perché si sì, ha perso un'amicizia. Eh, chi è? No, vabbè, avete rotto. Avete rotto. Il pero. E Milton, ti prego, serve una riparazione esperta perché qua è un macello. Allora. Oh, è la nostra. Olè, evviva. Vabbè, oh ragazzi, ognuno. Ognuno. Eh, come dire. Ottiene i sostenitori della causa come meglio crede. Oh, non è che bisogna giudicare. Vai Milton, caro. Ti prego, ripara. E poi, ovviamente, scrivi dei sentimenti sul blog. Perché Milton, ragazzi. Ma asciuga questo schifo qua, mi raccomando. Ma sei stata tu poi ad fare sto schifo? Tra parentesi, no? Una domanda, giusto per capire. Sei stata tu? Eh, perché non so. Mm, vabbè. Allora, dicevo, Milton ragazzi poi comunque è veramente molto, molto legato a tutte uh, le mamme comunque dei suoi ragazzi, quindi scrivi i sentimenti nel blog. Apri l'ombrello, ma qua l'ombrello per favore. Uh, quindi sì, ciao ciao è stato bello. No, l'appuntamento no, tesoro, ma anche no. A Kim ciao è stato bello, quindi terminiamo il raduno. Al lavoro fra due giorni Quindi ragazzi direi che a questo punto Potremmo andare um, Ad incontrare Sempre a Doezy Springs Il Colui che dovrebbe diventare Sicuramente ragazzi il, il quarto bacio Della nostra Deidre Quindi ragazzi siamo arrivati a Doezy Springs In questa casetta Dove guardate un po' chi c'è Filippo De Angelis, fai una presentazione incantevole, tesoro. Una creazione di Amy Sims. Allora, salve, signor De Angelis, ma eh, non capisco eh, questa accoglienza, addirittura con dei petali. Sì, ma spegni sto coso perché mi fai diventare sorda. Ma certo, lei è molto fortunato ad avermi incontrato. Da questo momento non dovrà più mangiare tre mezzini al formaggio grigliato perché io sono un politico e cambierò la sua vita. Eh, cioè, mi spieghi meglio. Eh, certo, ti spiega subito. Innanzitutto tesoro, incantalo perché sono rimasto veramente colpito. Sì, vede, io ho una campagna particolare, ma... Prima di tutto scambiamoci i numeri di telefono perché così potremo sempre rimanere in contatto, perché io posso aiutarla. E lui dice "Ma in che modo?". Vede? La mia campagna è, è tratta una tematica molto importante. Nessun SIM deve essere abbandonato, quindi per questo vado in giro a prendere anche i numeri di telefono della gente più comune perché non voglio abbandonare nessuno e da oggi i suoi problemi sono i miei. La stringo perché so che Qual è il suo problema? Non poter avere un'auto di lusso? Ci penso io! No, tesoro, questo non puoi farlo perché. Le auto, proprio. Beh, lei è veramente ben vestita, quindi deve essere un politico importante. Oh, certo che lo sono. Di sicuro non ha problemi di fisico, lei, eh? Oh, ma. Beh, lei è molto gentile, sa? Quello no non è un mio problema. Però sì, per quanto riguarda l'auto di lusso, effettivamente ha ragione. Ma un bell'uomo come lei, eh? Ha occhi chiusi senza neanche bisogno di dover indossare occhiali da sole, dovrebbe avere un'auto di lusso. Inoltre non mangia cibo spazzatura, quindi un merito in più, eh, certo, vedi tesoro come si è allenato. Eh, vede, infatti io mi tengo sempre in forma. Ma si vede? Insomma, lei, secondo me. È un tipo da spazio, farebbe scintille nello spazio, beh, ehm, modestamente. E sì, mi lascia come una statua, ma vede, per ehm, avere il mio aiuto bisogna investire ovviamente nella causa. Lei crede, eh, nella causa? Nel non abbandonare mai nessun sim? Tutti hanno bisogno di aiuto. Anche lei. Anche altri. Quindi, se... Vorrà contribuire con una piccolissima somma di Simoleon? Le posso assicurare che sarà una causa eccezionale. Inoltre, so che potrà sembrarle strano, ma vede. Dalla mia bocca escono solo parole sincere. E stabilire un contatto più profondo tra di noi non potrà far altro che rendere migliore il nostro lavoro quindi che ne pensa vogliamo stringere un legame più forte come se fossimo fidanzati ecco ad esempio sarebbe più facile per me aiutarla avrebbe molti vantaggi e lui beh può sembrare un po' strano ma effettivamente sa certo io sono per esempio mh, a favore di bagni pubblici migliori e soprattutto eh, secondo me ogni sim dovrebbe trovare la sua anima gemella. Lei può garantirmi questo? Eh? Perché io voglio gridarlo a gran voce. Nessuna palla al piede, solo amore vero. Oh, ma certo, guardi, è un'opera d'arte il mio lavoro. Perché lo faccio col cuore, solo con quello tesoro, non mi pare. Perché come dire, allora dobbiamo come dire suggellare questo accordo? Sei d'accordo? E lui, eh beh, certo, ovvio. Sono d'accordo, eccolo qua, ragazzi. La quarta vittima. La quarta vittima della nostra Deidre. Ovviamente, ragazzi. È lei, cioè, fondamentalmente va da chi ha effettivamente bisogno. Vedete, chi magari, no? Può avere delle piccole difficoltà economiche eh, con la promessa che non abbandonerà mai nessun sim. Se loro contribuiranno alla sua causa politica A farla crescere Perché lei ha a cuore tutti sim Ma proprio tutti, tutti, la vedete? Proprio tutti, nessuno escluso eh, E quindi, no? Vuoi bere un bicchiere di nettare, tesoro? Certo, come no Pure, ci manca solo che ti ubriachi alle 10 del mattino Oh mio Dio, che è questo? Si è amichevole con Andrea Ma dov'è Andrea? Vabbè, ragazzi, non so perché ha dato l'interazione... Sai, sembri molto sincera, insomma, come persona. La tua anima, posso già vederla. Ogni volta che mi rifletto nello specchio la mattina, è un'anima molto affine con la mia. Ma certo, tesoro, non hai bisogno di, no, indossare occhiali da sole. Perché la mia anima è talmente luminosa, eh, che non te ne servono un paio di occhiali da sole, ma dieci. Ma vedete, ragazzi, è anche molto modesta. Anche questo ha ripreso da suo padre, eh. Anche questo. Quindi vuoi flirtare con qualcuno tesoro ma certo flirta con lui Spero solo che non sia una lamata la tua ma io figurati Ecco Milton si trova al lavoro lo smanet show Dai è questo Andrea ti prego basta No qua non la compriamo una vasca di massaggio tesoro mo capisco La ca... fidanzati ufficialmente con Andrea Proponi le nozze ad Andrea ma tu non stai bene tesoro mio Lascia fare, lascia fare. Sei andata in fissa con Andrea, mi fa tanto piacere, ma anche no. E quindi, Fermi, che cosa c'è? Dona in beneficenza online. Beh, certo, vedi, per esempio, secondo me anche la beneficenza è fondamentale in una causa come la nostra. Oh, sei veramente dolcissima, ma certo. I soldi che tu mi darai? No, Li userò per la beneficenza, capisci? Perché nessun sim deve essere abbandonato E lui la pensa esattamente come te È eh certo Fai bene, eh? Proprio un'estonia ti imbocca dentro casa Ti dice queste cose e tu ti fidi Bravo, complimenti Dedre tesoro, sei proprio una politica d'oro uh, Veramente, brava Come te non c'è nessuno Allora dunque Direi che a questo punto Noi possiamo terminare il raduno la nostra invierà un sms flirtante. Lo so io a chi, ragazzi, a chi lo può inviare l'SMS flirtante? Eh, ovviamente a Orione, perché c'è una piccolissima ancora, no? Eh, relazione con lui. Beh, ora devo andare, caro, sai, gli altri sim sì, mi aspettano, capisci? Eh, vedi, dono in beneficenza online. Sono io la prima a farlo, quindi mi raccomando poi. Sì, miau tesoro, certo, come no. Quando sarà, vedo che sei di buon umore, forse dovremmo uscire per un drink. Mmm, vuoi uscire con... Uh, no, però lei ora ha altri programmi, caro, perché la nostra sì, uscirà per un drink. E magari anche per mangiare qualcosa. Però più che altro per andare a caccia. Eh, di altri, no? Di altre persone che, signore, avete litigato voi due? Me lo, lo vedo. Avete litigato, non dovete litigare alla vostra età. No, guarda, tesoro, te con ste spallucce, neanche se fossi l'ultimo sim sulla terra. Ehm, quindi sì, la nostra dicevo: andrà alla ricerca di qualche altro pollo, perché sono proprio polli questi ragazzi. Ehm, ovvero, un sim che potrà aderire alla sua causa. Ovvio, no? Perché lei, ragazzi, lo fa col cuore. Eh. Mica, mica scherzi allora ragazzi siamo a New Crest e concludiamo l'episodio in questo lotto ragazzi che è splendido il Garden Café creato da Ta Alien A ed è veramente bellissimo guardate che spettacolo e mh, la nostra è venuta qui perché ha sentito che questo qua è un locale emergente vedete è molto particolare bellissimo ragazzi ora ve lo faccio vedere proprio al volo Così, dall'alto, vedete qui la sala, no? Eh, dove si può, ecco, proprio il bar, così eh, Qui, guardate che meraviglia C'è cioè questa parte di serra Questa parte qua, ragazzi, è bellissimo Cioè, veramente non ho parole Complimenti a chi l'ha creato Perché è veramente, veramente spettacolare E la nostra è un po' fame Quindi magari, ehm, nel frattempo diciamo che è venuta qui un po' per... Ecco, manifesta qui per nessun sim abbandonato. No, vai qui tesoro. È per vedere ragazzi, no? Se riesce a incontrare qualcuno di speciale. Giada... Mm, no, in questo momento no tesoro, non è il caso. Però la nostra, eh, ragazzi, ovviamente ha saputo della scomparsa... No? Di... Alice, e secondo me, ora finché si tratta di eh, come posso dire di, mh, di lavorare, va bene. Ok, eh, è spietata. Però per quanto riguarda la sua famiglia, ragazzi, guai, chi glieli tocca? E quindi ovviamente la nostra. Mh, non hai tuo fratello nella lista? Non ci posso credere. Volevo che chiamassi tuo fratello. Che tristezza, fermi tutti, fermi tutti È impossibile che non lo conosci Vediamo un po', ragazzi, perché sta cosa è molto, 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 molto strana Ma chi è questa Arianna? Ah, sì, vabbè e, um, Non c'è tuo fratello, però, tesoro, effettivamente volevo, volevo farle chiamare Jackson, ragazzi, ma Jackson non c'è Quindi, al solito, cose mistiche accadono in... Um, vabbè e questo che è? Un amico di Orione? Chi sei, caro? Leonardo D'Angelo Dai, è un altro D'Angelo, ragazzi Non è che è imparentato Ho saputo che Torino avete iniziato a frequentarvi Tesoro, ma da quel dì che si frequentano Buongiorno anche a te, eh Molto sveglia eh, eh, complimenti Allora, no, vieni qua, tesoro Magari potresti ordinare del cibo Da consumare sul posto uh, Un cornetto, dai e per di più, ordinare una bevanda sempre da consumare sul posto. Magari conoscendoti um, un caffè arabico. Notate, ragazzi, questo posto è veramente splendido! Bellissimo. Sare che non c'è nessuno. Uh, debuttante illustre, Vanessa. Vanessa, scusate, uh, dov'è? Dov'è? Fatemela vedere perché non l'ho ancora mai vista sta semina? Ne ho sentito molto parlare, molto carina. Eh, perché la nostra, ragazzi, comunque. Diciamo che diventerà sempre più famosa, ovviamente, no? Tesoro, trova pace, però eh, preferibilmente mangia qualcosa. Vediamo se c'è qualcuno. Eh, c'è questo alienino qua, ragazzi. Che non mi dispiace Gunter neanche ha pagato Neanche se ci paga, praticamente Mmm, Gavin Non so Gavin, non so E vabbè, Lucas Monk, Ragazzi Chi è? Chi è qua? Ma chi? Ma chi è la tizia, ragazzi? Andiamo bene No, volevo vedere se Oh, eh, mi sembrava strano Non arrivasse nessuno Eh <ride> Voglio dire, ragazzi, era, era troppo strano. Eh, che nessuno dei Rainbow fosse presente. Però no, non c'è nessuno che in particolare. Ah, tranne l'alienino, diciamo. Tesoro, presentati, Tenta una presentazione. Visto che sta qui, Madonna, questo con le da gatto. Ma senta, scusi, che problemi ha lei? Caro, come si chiama? Pranav, pranav scu senta scusi, io non voglio criticare, però. Non è neanche malaccio come sim. Ma con queste orecchie da gatto. Vabbè, però, ragazzi, nessun sim abbandonato, neanche nessun gatto abbandonato, giustamente. Quindi, fai la presentazione incantevole delle tue, tesoro mio. Eh, sì, salve. Leggo molto di lei, sa? Nei tabloid. Ecco, sì, bene, ci fa piacere tesoro. Sappiamo il motivo per cui sei così felice di vederla. Stai con la speranza che possa in qualche modo facilitarti la carriera? Sì, Pranav, senti, non è proprio il caso di fare il maleducato così però, eh. Ammazza. Allora, lei appena l'ho visto ha capito che tra noi due c'è un'affinità e lui, beh, in che senso scusi? Ma allora vedi io sono un politico e questo ragazzi è il compagno, una creazione di Cherry Blossom Channel, bo Johnny Boy, e è il compagno, guardate che bello che è, proprio eh beh, la, la somiglianza con il caro Johnny che in molte amiamo è evidente ed è il compagno di Mandy dicevo, allora sì, um, cioè, mi spiega un attimo. Eh, guarda, se vuole vendermi qualcosa, tipo enciclopedie e cose del genere, con me è tempo spregato. Guardi, le devo dare una bidonata. Capisce? Io sono un uomo impegnato. Eh, ho lo smartphone pieno di impegni, quindi lei. Cosa? Ma guardi, fai un complimento sincero, tesoro. Vedi la mia vita non è un videogioco, non perdo tempo. Quindi, se, se arriva al dunque, incantalo, cara. Ma guardi che io condivido la sua causa. E lui, ma qual è la causa? Questo tesoro è stanco morto. Pure tu devi andare in bagno. Quindi no, lui se ne sta andando. Però nel frattempo hai conosciuto anche lui, quindi non è male. Non è male. Potrebbe essere, ragazzi, un altro sim. Vai a usare il bagno intanto. Un altro sim che potrebbe cadere nella rete della nostra Deidre. Chi può dirlo? Intanto, noi abbiamo ottenuto altri due baci. Stretto, tre um, forti relazioni romantiche. Cioè. Ehm, appunto, con tre sim ovviamente allo stesso tempo. E quindi nel prossimo episodio dovremo darci da fare per passare da un sim a un altro. Per farvela molto breve, ecco chi è questo. Ma tutti ste spallucce, testa enorme, spallucce, ma che tristezza. Comunque ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mentre mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Mi raccomando andate iscrivetevi perché sono veramente, 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 veramente bravi. Campanelline attive, mi raccomando. Ma soprattutto ragazzi, ci tenevo ad augurarvi un fantastico 31. È ovvio ragazzi il capodanno fatemi sapere come lo festeggerete come o oh, per chi lo guard chi guarderà questo episodio comunque una volta passato il 31 come lo avrete festeggiato ragazzi insomma fatemi sapere uh, come folleggerete ecco io vi faccio un augurio sincero ragazzi di un fantastico nuovo anno perché uh, non fa mai male ecco <ride> non fa mai male come augurio che sia un anno splendido per tutti, per tutti, nessuno escluso. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi abbraccio forte ancora. Tanti auguri a voi, alle vostre famiglie, alle persone che più amate. Sul Tulzimmers. E non.